Ogni anno in autunno un essere poco scrupoloso tornava a quel paese a reclutare ragazzi per condurli in città a spazzare camini. Pallotta, in gamba, eh? Riposo! Sono venuto come avevo promesso. Non ne dubitavo. Per te è un grosso affare. Chi paga non fa mai un affare. E chi vende perde sempre qualche cosa. Non ho mai pagato tanto uno spazzacamino. Come si chiama questo bastardo? Non hai sentito? L'ho chiamato adesso. Eccolo qua. Fischio, vieni. Boh, non c'è male. Sarei pronto a scommetterci. Quello l'ha fabbricato un gran signore. Vieni, vieni, non aver paura. Questo è il caporale, da oggi è il tuo padrone, te ne vai con lui. Andiamo, Fischio, alla strada che dobbiamo fare lunga. Un momento. Devi partire come sei arrivato. L'abbiamo trovato avvolto in una lurida coperta. Aveva gli occhietti chiusi, le manine rattrappite e piangeva come un gatto. Poi ha aperto gli occhi, le mani gli si sono allungate e ha saputo servirsene molto bene. Sei goloso più di me. Ah. Lo sapevo. Ti piace la musica, eh? Suona bene, sai, e ci tira fuori dei motivetti che è un piacere sentirli. Se vuoi comprargliela, te la do per poco. Ho lo stomaco delicato e la musica mi ferma la digestione. Te la puoi tenere. Andiamo, Fischio. Allora, buon viaggio. Milo! Milo! Milo, non mi lasciare andare via. Oh, dico, ma che ti piglia? Non mi lasciare andare via. Ma se hai tentato 3 volte di scappare. Perché sapevo che tu mi riprendevi. Lasciami qui, ruberò per te. Non si può. Ormai il tuo padrone è questo. Andiamo, se sarai disciplinato, all'ora del rancio ti potrai saziare. So, mettetevi in fila per ordine d'altezza. Anche tu, Fischio. Fischio! Oh, dico cappelle, un po' di disciplina. Caporale, caporale. Questa volta sei arrivato in ritardo. L'altro anno mi dicesti che si era portato bene. Angelo ci vuole per te. Sì, forse un angelo ci vuole in mezzo a tanti diavoli. Mettiti in fila. Che Dio ti benedica, caporale. E tu non dimenticare di farti il segno della croce prima di mangiare e di dire le preghiere prima di dormire. Sì, mamma, te lo prometto. Che devi fare prima di mangiare? Il segno della croce. E prima di dormire? Dire il Padre Nostro e l'Ave Maria. E perché? Silenzio! Non si parla quando si è in riga. Compagnia avanti! March! Flup! Due! Flup! Due! Flup! Due! Flup! Due! Flup! Due! Gliel'hai beccato, eh? Certo, è mio, l'ho rubato io quel giorno alla fiera, mica lui. Bravo, Fischio. Mi sei costato caro, ma sono contento. Suona, suona, tanto non ho mangiato. Blup, due, blup, due, blup, due, blup, due, blup, due. Thank you.
Abbiamo camminato tanto e siamo arrivati qua. Ma lo sai dove siamo? Siamo a Roma. Ah, questa è Roma. Adunata! Su, fate presto, lumache! Attenti! Tu, attento! Oh, che vuoi? Uè, dico! Gli anziani da questa parte e le reclute dall'altra. Tu, Pallotta, monti da caporale di giornata. E tu, Angelo, passi istruttore. Prima che suoni il silenzio devi istruire queste due cappelle, perché domattina anche loro devono entrare in servizio. Ehi, Pallotta! Ricordati, sei caporale di giornata. Signor sì, caporale. Io calo giù la corda e tu ti leghi qui alla cinta. Io tiro su e tu con questo pulisci la cappa che è piena di polvere di carbone. Le prime volte ti entrerà la polvere nella bocca, ma poi impari a tenere la bocca chiusa. Allora soltanto sarai uno spazzacamino vero. Bisogna buttarsi? In branda. E perché? È esplodito il silenzio, non hai sentito? Non si può più parlare. Ma perché quello strilla? Perché è il caporale di giornata. Andiamo a dormire, è meglio. Ma che vuoi da me? Vacci tu se ti senti stanco. Silenzio, se no ti schiaffo dentro. Ma che vuoi? Lasciami. Non bisogna perdonarle, è una cappella. Pater nostro, qui sei in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cieli et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis odiet et dimitte nobis debita nostra. Abbiamo fatto 4 camini, 20 soldi. Bravo. E lui si è portato bene? Dice che gli fanno male i piedi. Non sa camminare con le scarpe. Ed è tornato a casa zoppicando. 15, 16, 17. Erano 20. E invece sono 17. Eppure erano 20. Fischio, tira fuori 3 soldi che 17 porta disgrazia. E perché? Te lo dico dopo. Adesso tirali fuori. Pensaci bene dove li hai ficcati. Ci ho già pensato. Allora? Non ce l'ho. Pallotta! Spoglialo, che deve fare il bagno. E mentre lui si lava, tu gli pulisci i vestiti. Vedrai che i 3 soldi usciranno. Se no, la sua gavetta me la mangio io. Andiamo, cappella! Caporale, sono qua. Eccomi, avvocato. Andiamo a parlare fuori, al fresco ci si intende meglio. Per 3 soldi non ti conviene, la minestra è buona. Ehi, cappella, che vuoi fare, il bagno con le scarpe?
Non se n'era accorto. Ma io sì. Levati le scarpe. Tu sai quello che si rischia in questo mestiere. Se ti prendono sono 4 anni. Non un giorno di meno, articolo 47 del codice penale. Caro avvocato, se tu hai paura della galera, è meglio che cambi mestiere. Tu conoscerai il codice meglio di un avvocato vero, ma io so quello che vendo. Ma a me sembra un po' caro. E dove lo trovi, un figlio di nessuno che non sa come si chiama e quando è nato e che ti ruba sotto gli occhi senza che te ne accorgi? Caporale. Che c'è? Ecco i 3 soldi. Li aveva nascosti dentro le scarpe. Che ti avevo detto? E la minestra, gliela devo dare? No, no, niente minestra, me lo porto via. Fallo vestire e tienilo d'occhio. Signor, sì. Hai capito? C'hai delle squagliasse. Non te squaglio io. Vieni dentro al portone. Ciuffo? Pronti? Buonasera. Dammi un caffè caldo. A presto. Subito. Un caffè volete subito? Pronti? Ecco, servizio espresso. Grazie. Fuori fa un freddo. Ho le mani gelate. Ti lamentaccio. È il tempo come la politica. Buonasera, brigadiere. Buonasera. Buonasera, brigadiere. Buonasera. Ci siamo. Sei stata alla farmacia notturna? Sì. Ne vengo adesso. Avevo un mal di testa e ho preso un cachet. Soltanto? Sì, che dovevo prendere? No, perché c'era sul banco la borsetta di una signora che stava pagando il conto al farmacista. È vero, l'ho vista. Una straniera parlava. Già. Con la remoscia. Una francese, una canzonettista del Salone Margherita. E mentre richiudeva la borsetta e tu eri già uscita, si è accorta che le mancava una spilla con dei brillantini sopra. Oh, che peccato. Già. Ma tanto quelle là trovano sempre uno per farsene regalare un altro. Ehi, brigadiere. Non ci conosciamo. Sempre con me l'avete. Adesso? Siete persuaso? Sì, sì. Andiamo al commissariato. A che fare? A fare 2 chiacchiere. Che dirà la gente? Esca prima lei. Io la raggiungo fuori. Tanto qui ci sono abituati a vedermi entrare solo e uscire in compagnia. Su. Andiamo. Oh, non ho pagato neanche il caffè. Non fa niente. Lo pagherai più tardi. E se dovessi restare là, lo pago io per te. Sempre gentile. Dovere. Aspetta qui e non ti muove anche se passa la squadra degli poliziotti. Ma... Che vuoi dire? Niente. Hai capito, Beppe? Sì, sì. Mannaggia, io... Di un giorno o l'altro mi comprometto, Un momento. Oh. Questo è il caffè di Anna. Era una figlia nemmeno di bello. Costo brigadiere addio clientela. Qui va a finire che fra qualche giorno ci resto io di tavolini. Lo bevo io. Ma è freddo. Mi piace freddo. Dammi un giornale e posa il piatto. Ah sì, te do il messaggero. È fresco fresco del giornale, con certe notizie sensazionali. E che leggi, leggi. Ah, senti che roba. Pensa che c'è uno in Francia
che dice che ha inventato una macchina che serza la tela e tutto un botto vola. Ma andò a poi sto francese? Quando ha volato tanto gli tocca ricena giù. Ma allora, che vola fa, dico io? Che tempi, sono tutti matti. Chissà dove andremo a finire. In galera. Dovrebbero mandarli in galera perché sono tutti imbroglioni. Invece c'è tanta gente che non ha fatto niente. Portami un caffè bollente. Vedi che il caffè ti piace, Gallo? Un bollente! Bianca? Fila, domattina venga svegliata io. Nino? Ciao, bella, t'aspettavo. E allora? Niente. Posso andare per il caffè? Vabbè, anche questa volta sono arrivato in ritardo. Ma non dubitare, tu finirai qui con me. E perché no? Staremo bene insieme. Vai. Buonasera. Buonasera. Nino. Aspetta un momento, torno subito. Fa presto. Tutto fatto. L'ho visto. Non cominciare, usciamo da qui, è meglio. Sì, è meglio. Sempre con quella ti devo trovare. L'ho incontrata lì per caso. Nella vita è meglio avere amici che nemici. E quella è una buona amica, non è vero? È una ragazza a posto. Ma io sono stufa di rischiare la galera per te. E non strilla. Lasciami. Nino. Sei arrivato a tempo. Eccolo qua. Va su che devo parlare un momento con l'avvocato per l'affare di domani. Sta attento. E se non vieni su, scendo io. E so dove trovarti. Sempre la stessa storia. Che lagna che so ste donne. È vero, Giovino? Beh, come va? Oh, per ora bene. Questo qui ha le mani a uncino. Quello che tocca gli resta attaccato. Se non ci stava attento in trattoria si portava via pure la tovaglia. Adesso lo porto a dormire a casa mia, ma ti leggo. Andiamo, Fischio. Ah, te chiami Fischio? Sì. E poi? Basta. Meglio. A domani. Un momento. Lascialo qui, lo faccio dormire su da Anna. Ah, mica male, così questa notte non sarà sola, vero? Ci hai indovinato. Non te ne approfittare, che quella... Lascia fa a me, che lo so io come si devono trattare donne. Anna ha qualche cosa qui più delle altre e ti vuol bene. Pure io mica io voglio male. Ma sai, non ha capito che me dà fastidio. Ogni momento la trovo a piagne. Paolo, sempre Paolo. Già, perché non ha avuto figli è difficile capire certe cose, ma per una madre... E vabbè, ma ormai quello se n'è andato, no? Se tutti dovessimo piangere per quelli che sono morti, a me mi piace la gente allegra. Ah, certo che Mary è un'altra cosa. Ah, quella ride sempre, una bellezza. Andiamo, Giovanna. No, io vengo con te. Ma che te gira? Ma che c'hai, già le preferenze? Beh, ma conosciuto prima, naturale. Vedrai che diventeremo amici, su, andiamo. Vai, che starai più comodo. No. Oh, io non c'ho tempo no, da perdere, sa. No. Ma che c'hai, Paolo? Fischio, ti vengo a prendere domani e ti porto un maritozzo. Anna? Guarda che t'ho portato. Cos'è? Ma come non lo vedi? Fischio. Si chiama Fischio. E che vuole? Ma non l'hai capito? È quello che aspettavamo. Domani è la giornata nostra. Oh, e stavolta ci mettiamo a posto sul serio, eh. Soltanto quei duceci che porta la signora appesi all'orecchio è una fortuna. L'hanno scritto pure sui giornali. Alla prima del Teatro Costanzi, quando è apparsa lì nel parchetto, sono rimasti tutti a bocca aperta. Ma domani, quando leggeranno la notizia sensazionale, li famo resta a noi a bocca aperta. So stufo di lavorare. Ci andremo noi a teatro. Con Mary in pelliccia e tu vestito da signore. Ma io so sempre un signore. E te ne accorgerai. Staremo bene tutti. Pure Fischio avrà la parte sua. Pare che sia un fenomeno, per questo ci tengo che stia vicino a te. E tu avrai sempre da imparare dalla signora. Questa sera dormirai qui. E tu? Dove vai a dormire? Che c'entra? Io non c'ho niente da imparare. E ormai quello che ho fatto, ho fatto. Hai bisogno di svagarti, però.
Adesso mi lasci questo per andartene con quella? Ma mi credi proprio una scema? Portalo via! Non ce lo voglio. Senti, Anna, è un consiglio che te do e non mi sento affatto in pena di litigare. Ma tu devi fare quello che voglio no. io. No! No! L'ho fatto quello che hai voluto tu. Ma ora basta! No. Basta! In galera ti mando! Tu me conosci, con me non ci devi scherzare. È pericoloso. Dai, retta a me, se ti trovano con questo affare, tu non conosci il codice. Voglio finire in galera, con lui però. Sì, sì, tutte e due in galera, e quella all'ospedale, eh. Sai che risate. Piuttosto va su, che hai lasciato quel povero bambino solo. Quello è capace di vuotarti casa. Ma adesso lo butto fuori, non ce la voglio. Non fare storie, Anna, dai retta a me, per il tuo bene. E quale bene? Io non ho più bene. Forse c'è qualcuno che te ne vuole. E anche se questo bene per te non conta niente, esiste. Va a riposarti, va. Fa freddo e sei stanca. Non ne posso più. Che suonare. E non ti lavi il muso? Sei uno sporcaccione. Lo vuoi un goccio di caffè? Sì. Tieni. Un momento, mettiti a sedere. Aspetta che ci bagni il pane dentro. Tagliatene una fetta, ma sta attento, eh. Buongiorno. L'assistente è pronto? Sta facendo colazione. Ah, servizio completo. Già, questo è l'albergo. E lui? Siamo andati stamattina dal professore col malloppo. Ci ha dato poco, credo. Ma dici che i brillanti erano ghiacciati. Quanto? Non so di preciso. Proprio il momento che il professore stava per cacciare fuori i quadrini, Nina mi ha mandato a piare le sigarette. Fa sempre così.
Io lì i quadrini non li vedo mai. Quando sono tornato, stavo già sul portone e masticava male. Certo che il professore è una carogna. Non è il solo. Non è il solo, pure lì è una carogna. No, non è una carogna. È imprepotente. E fa bene, perché nella vita bisogna essere prepotenti. E stavolta se il professore non si sbina, io non molla, Perché in questo momento lui ha molte spese. Certo che quella, dove sta sto fenomeno? Lo senti? Sta in cucina. Ah, è pure musicista. Bravo, Fischio. Adesso bisogna sporcarsi il muso. Perché? Perché noi dobbiamo cambiare sempre faccia. Meno ci vedono e meglio è. Andiamo. E vattene. Ah, a me non mi conosci, con me si scherza poco, io ti confermuto, sai. Vieni qui, mando vai. Ossi, ti vedo gonfio, Via, via, fuori di qui. Oh, no, mando vai. Questo ciò sporcava fino in galera. Si divertono i ragazzi. Tieni. Questa è per te. Grazie. Non ti vai a vestire? Sai che fra poco arriva Nino. Non lo voglio vedere. No, non credo che sia il momento di fare storie. Oggi, se tutto va bene, è la sistemazione per tutti. E sono contento soprattutto per te. Tu sei ancora giovane e hai tutto il tempo di rifarti una vita. Dai retta a me, vattene via da Roma. Più lontano vai, meglio è. Tanto per gli amici che hai qui, meglio perderli che trovarli. Tu sei buono. Ma io purtroppo non conto. Oh, eccolo, mi raccomando. La carrozza è pronta? Sì, è pronta. E i fiori per Anna? Eccoli là. Che bella rosa. Bravo avvocato, tu pensi sempre a tutto. In certi casi bisogna essere precisi. Certo. E invece Anna non è ancora pronta e abbiamo poco tempo. Ancora dobbiamo trovarci là. Alle 8:30. Dunque mi hai detto che la signora esce tutte le mattine? Sì, alle 8:30, va all'orfanotrofio perché lei è la protettrice degli orfanelli. Beh, mo bisogna che ci protegga pure a noi. A che ora rientra? Alle 10:00. Abbiamo tutto il tempo per lavorare, bene. Come sei rimasto d'accordo col maggiordomo? Quando gli ho fatto il preventivo della pulitura gli ho detto che gli avrei mandato l'operaio con il ragazzo. E in casa chi c'è? Dunque, il cuoco è fuori per la spesa. Allora restano il maggiordomo, la cameriera e la governante della bambina. Ah, c'è pure una bambina? Sì, la figlia della signora, una bella biondina. Biondo o bruna non ci frega niente, tira fuori la pianta. Sei sicuro che sia preciso? Oh, ma che scherziamo? Il maggiordomo mi ha fatto girare tutta la casa, c'è un caminetto in ogni stanza. Ecco, dunque, i gioielli stanno qui. Nella camera da letto della signora, che sarebbe questa, in una piccola cassaforte in acciaio. Eccola qua. Per te è uno scherzo, l'apri con un soffio. La camera è sempre chiusa? La signora uscendo chiude e consegna la chiave al maggiordomo. Allora, da dove devono cominciare sti ragazzi? Oh, il primo camino da pulire è questo che si trova nel salone, vedi? Quando avrai tirato Fischio sul tetto, vedrai sulla destra un'altra cappa, è la più alta, non ti puoi sbagliare. Lo cali piano piano e tu ti troverai nella camera da letto. Adesso stanno bene a sentire. Appena sei nella camera da letto devi fare una cosa sola, aprire la finestra. Oh, sta attento che ci sono le imposte con i ferri, devi aprire pianino senza fare nessun rumore. E cosa devo prendi? Niente, a prenderci penso io. Allora siamo d'accordo, eh? Guarda bebè che i minuti sono contati. Mentre io lavoro, tu ritiri sul Fischio. E senza perdere tempo, vi squagliate per la scala di servizio. E adesso andate via perché voi dovete essere i primi. Allora tu, Anna, vendi i fiori vicino al fontanone. Tu a cassetta fai finta di dormire come aspettassi un cliente, ma sempre in campana, eh? In caso di pericolo è il solito segnale. Per far tutto questo ci vorranno una decina di minuti. Io riuscirò dal cancello come uno qualunque. Quando monti in carrozza, tu partirai allegro. Anna se ne va per conto suo. A mezzogiorno preciso ci troveremo fuori Porta Portese all'osteria della Sora Rosa. Ho invitato il professore e due di Genova che pagano in contanti. Adesso bisogna metterci bene d'accordo sulla spartizione. A questo ci pensiamo dopo? No, subito. A me piacciono le cose chiare e precise. Dunque, tu dovrai avere la metà. È giusto. Tu fai il colpo e ti spetta. Ma l'altra metà dovrà essere divisa fra me e Anna in parti uguali. Stavolta ci tengo che abbia la sua parte. È da parecchio che lavora per noi rischiando la galera. Ah,
Te sei messo l'avvocato difensore. Non hai fiducia in me? No. E va bene. Complimenti, avvocato. Hai successo con le donne. Ma sta attento che è pericoloso. D'accordo? D'accordo. Oh, per Bebè ognuno gli darà la sua parte. E per il ragazzino... Ah, già, c'è pure Fischio, ma quello poi lo spediremo in campagna, no? No, resta con me. Avvocato, ma tu sei un santo protettore. Ho soltanto un po' di coscienza, ecco. E per uno come me è qualche cosa. Beh, mo che le prediche sono finite, mettiamoci al lavoro, eh? Usciremo ognuno per conto suo, è più prudente. C'è un concetto di caffè? Con morto zucchero. C'ho la bocca amara. Hai dormito male? Sta attento a non tirare troppo le guide, che Gigi c'ha la bocca delicata. E basta toccarlo, va via come un diretto. Fatto le valigie? Mm-hmm. A mezzogiorno e mezzo dove venga a prendere il treno parte a Londra. Ma che mangiamo in treno? Mm-hmm. Al vagone ristorante. Oh, mi raccomando, se vedessi Gemma o qualcun altro, non fiatare. E che so scema. Dammi un bacio. Adesso pensa a quello che devi fare. Sta tranquilla. Anna. Anna. Non mi avevi visto? No, ero distratta. Ah, quando sei distratta vuol dire che pensi a brutte cose. Ma no, Don Pietro, le assicuro. E dove vai così combinata? Sta attenta, Anna. Perché non torni a casa? Me lo dà lei da mangiare. Se trattasse solo di questo, si potrebbe trovare la soluzione. È difficile per una come me, e lei lo sa. Non è vero. Non si è mai soli. E me ne sono accorto ieri. Era una bella giornata, sembrava primavera. Sono andato al camposanto a trovare mia madre. Era un pezzo che non ci andavo. Sono restato là più di mezz'ora. Ci siamo detti tante cose. E nel tornare mi sentivo contento, allegro. E sono passato da Paolo. C'erano dei bei fiori. Più belli di questi. È una piccola lampada di bronzo che ardeva. Dove l'hai presa? Quella l'ho comprata. È molto bella. Vorrei regalarne una uguale a mia madre. Sono certo che piacerebbe anche a lei. Io devo andare. E voi? Vi presentate così in questa casa? E come ci dobbiamo presentare? Noi siamo spazzacamini. Avanti, seguitemi. E non strusciate i piedi sul pavimento, per carità, che lasciate le impronte. In punta di piedi. Camminate in punta di piedi. Piano, piano. Mi raccomando, cercate di sporcare il meno possibile. E soprattutto fate presto. Quando la signora rientra deve essere tutto terminato. Non dubiti, sarà pensiero nostro. Chi è che sale sul tetto? Io, lui resta qui. Ma è pratico del mestiere, così piccolo? Per carità, è bravissimo. Per ripulire è un fenomeno. Dove passa lui non ci resta più niente. Vedrà che servizio. Bravi, bravi. Fatemi un buon lavoro e se non sporcate ci sarà anche una bella mancia. Grazie. Vogliamo salire? Certo. E tu vai vicino al cammino, eh? Non muoverti e soprattutto non sollevare polvere. Mi raccomando, Thank you.
cosa ti dovrei fare. Mm? Vai là, subito. C'è la corda che ti attende, fai presto. Vai, che non ti veda mai più. Accidenti, alzati, presto. Legati. Ma che fai con quella corda, maledetta? Lo sapevo che non eri buona a nulla. Ci vuole la paglia per te. Ma che fai? Suoni la campana ora. Su, 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 su. Oh, finalmente. Ah! Aiuto! Ah! Aiuto! Aiuto! Presto, venite, aiuto! Che c'è? Lo spazzacamino. Oh, perbacco. Presto, presto, alziamolo, stendiamolo sul divano. No, sul divano no! Oh, no, no, no. Oh. Fate piano. Oh. Povera creatura, come sarà successo? Oh, petit Ramon, il est blessé. Madonna santa. Calma, calma. Speriamo non sia niente di grave, povera creatura. Povero spazzacamino. Sta tranquilla, Patrizia. Mosce, non giù è confermoso. Dove si può trovare un medico? Poverino. Qui di fronte abita il professor Randoni, ma a quest'ora sarà già alla clinica. No, deve essere ancora in casa, la sua carrozza è davanti alla porta. Allora correte, presto. Sì, vado. Che è successo? È caduto. Te l'ho detto io che era troppo piccolo. Si sarà legato male, non è stata colpa mia. No, è colpa mia. Mo che famo? Te, che vuoi fare? Vado dal dottore. Dal dottore? Dal dottore? Vai, Gigi! Andiamo. Professore. Che c'è? Uno spazzacamino è caduto dalla cappa e si è ferito. E dov'è? In casa della signora Barenghi, io sono il maggiordomo. Ecco, là, in quella villa. Aspettate qua. Pezzo d'idiota, l'hai lasciato solo. E che devo fare? Non chiamare il dottore? Ma non capisci che se quello parla siamo fregati tutti? Nina ha ragione, dovevi portarlo via. Ma come facevo? Ma state, non strillate così che c'è gente. Tanto quelli non capiscono, sono stranieri. Un po' di calma, no? E adesso che si fa? Ah, sì, Anna, vacci tu. Dia che sei una parente, una che lo conosce. Dia che sei la madre e che te lo vuoi portare a casa tua. E tu va su con lei. No, Anna. un momento. E che la madre stava pronta al cancello coi fiori? Non è mica morto, no? Un po' di psicologia ci vuole. Bebè è andato a casa a chiamarla. E perciò bisogna aspettare ad andarci. Signor dottore, potrà guarire? Ma certo, cara, certo. Sta tranquilla, Patrizia. Signorina la porti di là. E allora, dottore? Per quanto riguarda il torace, si tratta di semplici contusioni, ma per la testa è diverso. Fratture evidenti non ce ne sono, ma questo prolungato stato di shock rivela comunque una commozione cerebrale. Dov'è? Voglio vederlo. Sono la madre. È la madre. Sì, va bene, ma state tranquilli. Di là c'è il dottore. Allora, è grave. Non credo. Certo è caduto male. Ma dov'è? Dov'è? Ma non gridate così. Credo che il bambino dorma. Venite, ma fate piano. Non bisogna spaventarlo. Camminate leggeri, in punta di piedi, mi raccomando. Oh, povero figlio mio. Ecco. C'è anche il numero telefonico della mia clinica, per ogni evenienza. Grazie. In ogni modo passerò nel pomeriggio. C'è la madre del bambino. Dov'è? Dov'è? Ah! Povero piccolo mio! Signora, la prego. Oh, Madonna santa, povero figlio mio! Ma cosa fa? Me lo porta a casa. È impossibile. Io capisco il suo stato d'animo, ma il bambino non si può muovere. Ma io voglio portarmelo via. È mio figlio, non me lo potete impedire. Io sono il solo responsabile. E le ripeto che per il momento il bambino deve restare qui. E che facciamo adesso? Non c'è altro da fare che restare tranquilli e attendere. Eh già. Allora, signora, siamo d'accordo? Va bene, attenderemo. Ecco, brava. Io devo andare. Scusi, dottore. Scusi, dottore, ma sono la madre. Comprendo.
Scusi, dottore, è la madre. Sì, ho capito. Si è mosso. Mi raccomando, stia tranquilla. Sì, sì, ma è meglio che veda subito che io sono qui. Certo, certo. Oddio mio, si muove. Si muove. Lo vede, signore, come respira? Respira forte, povero cocco mio. Ecco, apri gli occhi, mi guarda. Ti sei svegliato? Qui c'è mamma tua. Non mi senti? Sono mamma tua. Io? Ma non parlare, per carità, figlio mio. L'ha detto il dottore, se no ti stanchi. Da retta a mamma tua. Se parla un disastro. L'ha detto il dottore. Perché non mi lasciate sola con lui? A vedere tanta gente si spaventa. Mi promette d'essere ragionevole? Ma certo. Andiamo. Hai capito? Io sono mamma tua. Mi devi chiamare sempre mamma. Se no, finiamo in galera, tutte e due. Hai capito? Sì, mamma. Bravo. Sempre così. Sì. Beh, che c'è? Non si parte più. Me l'avevano detto che eri bugiardo e chiacchierone. E so pure chi te l'ha detto. Ma stia attenta a lei. Tu ce l'hai con Gem. E lo so perché. Perché lei te conosce bene. Non t'affaccia. Che vuoi? Questa è casa mia. Ho visto la finestra aperta. Ma come, non sei più partita? No. Sarà per un'altra volta. Ho capito. Fa come me, Mary. Bisogna farsela con i pezzi grossi. Lo sai, mi compra un appartamento in via Condotti, due camere, cucina e c'è pure il bagno. Ma no. Sì, sì. Ci stava uno dell'ambasciata. E quelli se non si fanno il bagno. Ma adesso parte e ce vado io. Aspettate. Ciao, Mary. Adesso vado da lui. Poro cocco. Vieni stasera al ristorante San Carlo. Mangiamo sempre là. Se vuoi il cappello te lo presto io. Ciao. E adesso che dovrei fare? Andartene. Oh, io non so mica Anna. Tu lo sai, io so capace di... tutto. Eppure mi piaci. Lasciami, m'ero preparata. M'ero fatte tante illusioni, Napoli, Sorrento... E mica son morto. Ci andremo, non dubitare. Dammi un bacio. Tieni. Ma adesso vattene. Stasera alle 8 ad aspettare il caffettuccio. E non fa scherzi, eh? Ma sì, va bene. È inutile che guardi loro ogni momento. Se il ragazzino non si può muovere dal letto, la madre è obbligata a restare. Ma me la paga. Ma che dovrebbe fare, scusa? Bisogna essere coerenti. Ma che coerenti e coerenti? Io lo do io al ristorante San Carlo, qua, svergognata. Ah, oh, va bene. Io sto parlando d'Anna e tu litighi con Mary. Che ti avevo detto, cara? È un amore, le sa tutte lui. Allora, signorina, dopo il consommé? A me, dopo il consommé, un volovante. Très bien, volovant. Prendilo anche te, il volovant, metto un appetito. Sì, anche a me, il... quello che prende la signora. Volovant pour deux. Mary. Bello. Avevo tanta sete. Ah, attento. Non macchiarmi la coperta. La signora ha detto che se anche lei desidera qualcosa... Grazie, non ho appetito. Ma sì, mangia pure tu. Zitto! Lo perdoni. Ha mangiato il bambino? Sì, signora, e ha bevuto anche il latte. Ah, bene. Allora vuol dire che sta meglio. Sono contenta. Sì, il dottore ha detto che domani mattina potrò portarlo a casa e togliere il disturbo. Ma non si preoccupi per questo. L'unica cosa importante è che il bambino stia bene. Mamma, permetti? Sì, cara, vai. Deve dargli qualcosa. Loro sono così buoni. Anche suo marito. Non è mio marito, è soltanto un amico, il maestro Arrighi. Si diverte a insegnare il piano alla mia bambina.
Io sono vedova. Non ho che lei. Guarda, è tuo? L'ho trovato vicino al caminetto dove sei caduto. Sai suonare? Dammelo. Oh, no, no, ora no, ti può far male. Dai, dai, ti faccio sentire una musichetta che tu non conosci. Ma bravo! Certo che è così piccolo fare quel lavoro. Io sto tutto il giorno fuori, ma guadagno poco. Capisco. E come si chiama suo figlio? Paolo. Paolo. All'orfanotrofio c'è un bambino che si chiama Paolo. Ed è il più sveglio di tutti e anche il più simpatico. Ti chiami Paolo? Ma cosa? Su, su. Mamma, perché? Perché è la mamma. E le mamme sono tutte così. Su, Paolo, suona. Sì, Patrizia. Allora mi raccomando. Non dubiti, dottore. E domani verrò a visitarlo a casa sua. Grazie tante. Sei tu. Beh, che è successo? E fischia? Adesso lo portano qui con la carrozza. Accidenti, che lusso. E tu perché sei venuto a piedi? Ho trovato una scusa per venire avanti ad avvertirti. Anzi, non credevo di trovarti qui. Ma meglio così. Tu non ti devi far vedere. Ah, no? E perché non mi devo far vedere? Verrà qui il dottore a visitarlo. Il bambino deve stare ancora qualche giorno a letto. E certamente verrà anche la figlia della signora. Accidenti, sono proprio diventati amici. Sono brava gente. Con i quadrini c'è poco a essere bravi. Certo, è più facile. Allora me ne devo andare? Ecco. Ma dimmi un po', te l'ha consigliato l'avvocato? Ma chi l'ha visto l'avvocato? La colpa è tua. Non me l'hai portato tu il ragazzino? Non hai voluto tu che facessi la madre? E adesso bisogna continuare la commedia. E va bene, allora me ne vado. Ci vediamo stasera. Oh, guarda. E Fischio deve dormire qui. E per me non c'è posto, eh? Tanto tu lo trovi un letto. Forse più comodo di questo. Eccoli. Va via subito. Non ti far vedere da Fischio. Sali sopra e quando sono entrati qui, scendi. Ma che fai adesso? Lasciami questi soldi. Me l'ha dati la signora per il bambino. Io alla signora che il bambino aveva tanta fame e si è mangiato tutto. Te darà l'altri. Che delinquente. Ci vedremo, eh? Oh, non crede che abbia rinunciato all'affare? So stufo di sta vita. Vattene! Vattene! Ecco, qui. Interno 5. Ah, meno male. Quanto pesi, piccolo mio. Oh, buongiorno, signora. S'accomodi. Questi sono i suoi vestiti. Grazie, grazie, signora. Si ricordi quello che ha detto il dottore? Stesso sul letto che non faccia movimenti bruschi. Sì. Arrivederci, Paolo, e auguri. Ti faccio male? No. Sta fermo, che ti spoglio. E questo? Cos'è? Dove l'hai trovata? Stava lì, vicino al letto. E l'hai rubata? Sì. Volevo regalarla a te, mamma. E non chiamarmi mamma quando non c'è nessuno. Io mi chiamo Anna. E se poi mi sbaglio? Ma non ti vergogni. Approfittare di quella gente che è stata così buona con noi. Non si ruba in casa d'altri.
E dove allora? Zitto! Mettiti dentro il letto. Ma fa pianino. Mamma! Che vuoi? Dove vai? A riscaldare il latte. Me ne dai un goccetto? Sì. Ah! Aiuto! Zitto, non stai là, se no ti faccio male sul serio. E io te faccio arrestare. Dove sei stata ieri sera? Dove me pare. Guarda, t'avviso per bene tuo, con me non ci devi scherzare. Io devo fare affari miei, che me mantieni tu? Sì, te mantengo io. A chiacchiere. No, saranno fatti. Te farò portare certi brillanti alle dita che Gemma dovrà schiattare di rabbia. Mi creda, professore, se non è oggi è domani, ma l'affare è fatto. Ah, e allora, Giannino, che quando l'affare è fatto e c'ho il versante dentro sta scrivania, può contare su di me. Il contante è pronto. Ma si tratterebbe di anticipare qualche cosa per questi affari. Ci sono molte spese, lei capisce? Le conosco le spese di questo affare. Si chiamano Mary. Giannino, che non c'è niente da fare, pure io ho le spese. Ma noi rischiamo la galera. Caro avvocato, lei dimentica dove ci siamo conosciuti. Al terzo braccio. E quella volta si trattava di un'inezia. E io allora, che avevo fatto io? E per questo bisogna essere prudenti. Giannino, che d'anticipi non se ne parla. Più, 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 più. Più, 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 più. Beh? Niente. Io lo sapevo. E il professore, non scuse. Ma sta zitto. Allora che si fa? C'è poco da fare. Per adesso il colpo bisogna rimandarlo. E hanno ormai bloccato con quel ragazzino che non serve più. Lui neppure. Beh, ma io potrei... Tu non puoi niente, state zitto, come te lo devo dire? Ci mancava sta disgrazia. Non bisogna scoraggiarsi, io ho risolto affari più difficili. Lasciami studiare un po'. Ma senza una lira che vuoi studiare? Allora vuoi sempre niente, eh? Beh, io me ne vado. Vada piena boccata d'aria. Non c'è il conte? Sì, sta lì col Fasciolo. Ciao, Nì. La Sorarò, ci ha dato una foglietta? Subito. Sono stufa di combattere sempre con la miseria. Quando potresti stare come una signora? Oh, a quello gli piace assai. Oggi al ristorante mi ha parlato sempre di te. E allora? E allora? Per un po' di giorni devi stare con Nino. Del resto, come uomo, mica male. E quell'altro? Quell'altro ci penso io. Gli dico che sei partita, che c'è una zia malata. La zia malata va sempre bene. E poi? E poi? Ma non lo capisci che Nino è aggravato e che da un giorno all'altro qualche cosa la deve fare. E una donna che va bene se deve interessare dell'affare dell'amico. Ma che dovrei fare? Ma non capisci mai. Tu il brigadiere mi pare che lo conosci bene. E che? Dovrei fare la spia? La spia? La spia è una parola. Le parole non contano, solo i fatti che contano. Se tu non fai quello che ti dico io, Nino non te molla più. E tu finirai in galera prima di lui. Come quella povera disgraziata di Anna, che un giorno o l'altro vedrai. Ma Nino è furbo. Au! Giuseppina fregò Napoleone e quello ne sapeva più di Nino. È un colpo formidabile. Solo ci vuole un po' di fegato. Io c'ho l'asso dei bastoni. E come dividiamo? Metà la prendo io e l'altra metà è per voi. Domani andiamo sul posto a studiare affare e a renderci esatto conto del lavoro. E adesso dormi. Hai sentito il dottore? Più stai riposato e meglio è. Così fra un paio di giorni ti potrai alzare. Che mi mandi via? Ma no! Perché? Vuoi stare sempre a letto? Non ci sono stato mai. Lassù? Dove dormivi? Dentro il carrozzone. E quando pioveva, l'acqua mi schizzava tutta in faccia. Su. Dormi. Che qui non piove. Buonanotte. Non ti fai il segno della croce? Ah, sì. Ho visto come si fa. Ma Angelo lo faceva prima di mangiare. Chi è Angelo? Uno spazzacammino. E prima di dormire diceva... Diceva, pater, pater,
Pater noster, qui es in cieli. Pater noster, qui es in cieli. Sanctificetur nomen tuum. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Adveniat regnum tuum. Aspettami qui, torno subito. Io sono Paolo. Chi sei tu? Paolo, e sto con la mamma che mi vuole tanto bene. Ho capito. Ti saluto, Paolo. Noi andiamo a lavorare. Povero Fischio, sei impazzito. Mi perdoni, Don Pietro, ma ora non sono più sola. La signora Barenghi certamente mi aiuterebbe, è così buona. Ma proprio per questo non ho il coraggio di... Dammi il suo indirizzo. Vado io a parlarle. Ma no. Perché? Non le chiedo niente. Le domando soltanto che ti aiuti a trovare del lavoro. Vedrai che rimedieremo a tutto. Senti, Giuseppe, da oggi la biancheria della parrocchia la farai lavare e stirare da quella donna. Va bene. Quando puoi consegnargliela? Anche domattina. Bravo. Ecco qua. È soltanto un anticipo e poi faremo i conti. Oh, no. Perché? Oh, quello ha fame. All'età sua io mangiavo come un lupo. Ma fammelo vedere. Come lo chiami? Lo so. Ho fatto male. Perché? Paolo è un nome che si dice facilmente. Paolo. Mica male. Quanti anni hai? Ah, già. Ormai sei un giovanotto. E bisogna pensare a quello che dovrai fare. Cosa ti piacerebbe? Sentiamo. Mi piacerebbe suonare la musica. Ah, bravo. Un musicista. Tutti hanno cominciato così. E mi hanno detto che anche Verdi, quando era piccolo... Suona molto bene l'armonica. Hai imparato da solo. Vuoi sentire? Sì. Ma adesso non posso. Devo andare a servir messa. Domani però ti aspetto. Che ci dobbiamo preparare a diventare cristiani. Sera, mi hai fatto bere, mi gira un po' la testa. Sei tu che mi fai girare la testa. E senza bere. Non è vero, tu vuoi bene Anna. Ma che? Sei matta? Io voglio bene a te. Faccio. Ciao, Ni. Beh?
Andiamo a fare due passi. Anna! Anna! Scendiamo subito! Fa presto, Paolo! Eccomi, mamma! Chi è? So io, Mary! Fa presto, apri! Eccomi, eccomi! Ci siamo, Mary, ci siamo. E me lo dici così all'improvviso? Perché non mi hai avvertito ieri sera? Non lo sapevo, e poi tu avevi bevuto un po'. So 10 giorni che aspetto sto momento e ora ci siamo. Io vado, mi stanno aspettando. Tu prepara le valigie. A Napoli ci daranno il passaporto. C'è uno che già ne ha fatti partire 4, ma fa presto. Sì, presto, presto. Dammi un bacio, mi porterà fortuna. Avanti, avanti. Vieni. Siedi. Dunque. Signor brigadiere, questa mattina... Un uomo scappava, ha scavalcato il muro. La cassaforte è aperta! Hanno rubato i gioielli! Oh, quelli della polizia, lo prenderanno! Ma che, quello saltava come una lepre. Credi in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credi in Gesù Cristo, suo unico figliolo, nostro Signore? Credo. Credi nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna? Credo. Paolo, vuoi essere battezzato? Sì, lo voglio. Paole, ego te battizzo, in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Ma tu sei matto, con la pulizia alle carcaglie. E vattene! E questa dove la metti? Non me la fa vedere! E buttala a fiume! Ma va via! Va via! Fra poco saranno qui. Qualcuno ha fatto la spia! Vattene! Maledetto, maledetto! E io sta roba dove la metto? Quelli fra poco saranno qui! Sti ladracci! Però non ti boia! M'hanno rovinato, m'hanno! Non c'è nessuno, la signorina Mary è uscita da un pezzo!
E dove è andata? Ah, a me non mi ha detto niente. È uscita correndo, aveva una valigetta in mano. Presto, alla stazione. Allora, Don Pietro ci onora un modesto rinfresco per festeggiare questa cerimonia. L'aspettiamo a casa. Con piacere. Vi raggiungo fra poco. Complimenti, Paolo. Sì, adesso sei veramente Paolo. Sì, sì, piantonate tutte le case. Quella del professore. Quella della ragazza. No, no, là ci vado io. Mi raccomando. Andate avanti, che io vado dal pasticcere. Non troppa roba, mi raccomando. No, quello che ci vuole, eh? Ci si battezza una volta sola, è vero? Prendi il dolce con la crema. Goloso. Va bene, con la crema, va bene. Aspettava a te. A me? Andiamo su un momento. Ma che cosa c'è? Adesso vedremo. Ah. Ci si potrebbe scrivere un nome con lo zucchero qui in mezzo? Ma certo. E qual è il nome? Paolo. Di là. Che stanno cercando? Chi lo sa. Ma io vengo dalla chiesa. Oh, guarda, vai pure in chiesa, col ragazzino. Mi hanno battezzato. Ah, pure un battesimo. Ci saranno state dei testimoni, naturalmente. Ma brava, ti sei preparata l'alibi. Non c'è che dire, hai pensato a tutto. Brigadiere, brigadiere, guardi. Caspita. E chi ce l'ha messa là dentro? Oh, su Ricilla. Ma io non so niente. Già, qua nessuno sa mai niente. Andiamo, ne parliamo al commissario. Mamma! Se ne va. Sì, signora, è qui col bambino. Ma che figlio, è un ladruncolo ben ammaestrato dalla donna. Sì, Anna Giuntini, ammonita e sorvegliata. Una vecchia conoscenza. L'interessante è che la refurtiva è nelle nostre mani. E se anche mancasse qualche cosa, stia tranquilla, la troveremo. Prego, signora, verrò io da lei. È soddisfatto adesso? Non dico di no. Te l'avevo detto che saresti finita qui. E questa volta non ci dovevo essere. Io non c'entro niente in questo affare. Lo racconterai al magistrato. Per ora sei in arresto. Portatela alle mantellate. Lasciala! Lasciala, mamma! Portatela via! Basta con questa commedia! Non fa la commedia! Non fa la commedia! Mamma! Mamma! Solo per lui sono in pena. Per me, tanto è finita. La mia sorte l'ha segnata. Io ti assolverei. E credo di essere nel giusto. Povero Fischio, aveva compiuto il miracolo. Mi illudevo d'esserci riuscita. E invece, qualcosa mi perseguita da quando sono nata. Nel tuo dolore di madre ti mancò la fede. Per questo sei caduta. Bisogna credere, Anna.
Il colloquio è finito. Per Paolo ho già parlato alla signora Barenghi e mi ha promesso di interessarsene. È una donna sensibile, intelligente. Anche lei è convinta che tu sei profondamente buona. Quando vede Paolo, gli dica che io sto bene. Prego, signora, si accomodi. Guardi, signora, il ragazzo ancora non sa che lei è venuta qui a prenderlo. Io ho il dovere di avvisarla. Lei si assume una forte responsabilità. Sono qui per questo. La sua intenzione è encomiabile, ma il ragazzo è un ribelle. Abbiamo dovuto punirlo, senza risultato. Ha tentato 3 volte di fuggire. Gli piace la libertà, è nato sulla strada. Per questo ha bisogno di una disciplina ferrea. Per questo bisogna essere indulgenti con lui. Io l'ho avvisata, era mio dovere. Signor direttore, è saltato dalla finestra che dà sul giardino. L'ho trovata aperta. Ha approfittato del momento che sono venuta qui. Avete dato l'allarme? Sì, i guardiani lo stanno cercando. Vede, signora, che cosa le avevo detto. Ma lo ritroveremo. Cosa fai lì dentro? Perché sei scappato? Voglio vedere la mamma. La mamma non è qui. Lo so, mi ci porti tu. Io ti riporto là dentro. No, là c'è il direttore. E qui ci sono io. Tu non sei cattivo. Vieni fuori di lì. Senti, Paolo, ascoltami bene, eh? Mai come in questo momento devi essere uomo. Sì. E devi avere giudizio come una persona grande. Sì. La mamma è più vecchia di te. E un giorno sarai tu che dovrai pensare a lei. Ma io ci penso sempre. Ma non così, come credi tu. Pensare. Che vuol dire pensare? Bisogna pensare a rendersi utili, per aiutare chi ha bisogno di noi e farsi onore. E per far questo cosa devi fare? Devo difendere la mamma. Sì, bravo. Ma per difenderla devi imparare a leggere, a scrivere. E perché no? A studiare anche la musica. Ma soprattutto, ed è la mamma che me l'ha detto, devi imparare ad essere una persona onesta. Un bollente! Finalmente ho saputo dove si trova Nino. Dove? Va a mangiare tutte le sere in un'osteria fuori porta San Lorenzo. Quale osteria? L'osteria di Capocetta. Il padrone è morto. C'è rimasta la moglie che è più grossa dell'osteria. Ma in che strada è? La strada non la so. Ma l'osteria sta vicino a un macellaio e di pronto ci sta il gioco del lotto. E poi a San Lorenzo Capocetta, pure se è morto, lo conoscono tutti. Ci devo andare subito. È una parola. Ci vuole un pardore. E poi questo tempo. Non me ne importa. Io gli devo parlare. Sta attento. Quello t'ammazza. Avviso la questura. Per tua regola io la spia non l'ho mai fatta. Ma quello t'ammazza, io lo conosco. No, non aver paura, non lo farà. Ma tu, vada bene, non parlare con nessuno. Me lo prometti? Parola. Tieni, va a mangiare qualche cosa e fra un paio d'ore torna qui. Mi raccomando. Quella ammazza. Quella ammazza, io conosco quello. Che vuoi il caffè? Ma che caffè, altro che caffè. Io mo ce vado. E vacci, che mi frega a me. Ecco. Sei venuto a trovare. Tu sai perché? No, io non so niente. No?
che Anna sta in galera non lo sai, vero? Correità di furto. Ricettazione, articolo 327, sono 6 anni. Beato te che sai tutte ste cose. E non ridere, che non ti va di ridere. Tu lo sai meglio di me che un giorno o l'altro, tanto vale che ti costituisci subito, almeno sarà un attenuante. E poi un po' di coscienza. Tu solo puoi provare che lei non c'entra niente. Hai parlato con lei? Non ho fatto a tempo. Stava già in mezzo alle guardie. Allora hai parlato con quelle? Io non ho mai fatto la spia. Peggio per te. Sono 20 anni. Sì. Sì, li conoscevo tutti. Nino, Anna, Bebè, eppure l'avvocato. Almeno quello non ci pensa più. Poveraccio, che brutta fine che ha fatto. E non se la meritava. Rubava, sì, ma era un galantuomo. E a Nino quanto gli hanno dato? L'hanno sistemato, 20 anni. Capirai che presso a poco esce l'era tua, c'è poco da star allegri, no? Certo. E all'altri due? 3 anni, 2 mesi, 7 giorni, più 60 lire di contravenzione. Se vogliono contentare. Ma la più fortunata di tutti è stata Anna. Figurati che l'ha derubata la signora Barenghi, che è milionaria, invece di accusarla gli ha messo pure l'avvocato. Ancora si trovano persone buone. E che avvocato? Un principe del foro. Figurati che ha cominciato a parlare di Anna da quando era ragazzina, che il padrigno la trattava male. Come si innamorò la prima volta del giovanotto che gli parlò subito di matrimonio. E lei, poverella, era giovane, ci casca un pieno. E lui, sto fio che dopo aveva fatto tutto quello che voleva, è partito per l'America senza nemmeno salutarla. Il padrigno la cacciò via di casa. Anna rimase sola, con il ragazzino. E non bastò. Bel giorno rimase proprio sola. E allora non capì più niente. E una sera che stava su Ponte Sesta, guarda l'acqua che correva, e stava proprio... Gli si avvicinò un giovanotto. E chi era? Nino. Povera disgraziata. Se avessi dovuto sentire come l'ha raccontata l'avvocato, piagnevano pure i carabinieri. E l'hanno assolta? E non l'hanno potuto assorbire. Per i precedenti che c'aveva, gli hanno dato 1 anno. 8 mesi già fatti. Tra poco esce. E sono contento. Pure lei è una ladra onesta. No, sai, non si esce mai prima dei 10. E che osa? Può darsi pure prima. No, no, sempre ai 10. Io saprò bene, no? Sono uscita da qui 20 volte. Vuol dire che ci sei pure entrata. Certo, non ci sono mica cascata dal cielo. Lia. Scusami, Anna, del resto tu sei ancora una collega. Chissà se un giorno ti manderanno qui. Magari ti facessero madre superiora. Almeno lei le capirebbe certe cose. Ma che state a dire? Dove va lei, non si esce più. È vero, Anna? Per questo si chiamano sepolte vive. Beata te, anch'io vorrei. Io no, se sta tanto bene fuori. Che c'entra, ognuno ha la propria vocazione. Io, per esempio, ho quella che sta qua dentro. Che bella vocazione. Certo, non per niente mi chiamano la veterana dei mantellate. È qua, madre. Andiamo allo spogliatoio. Ci vedremo, spero. Anna, noi non ci vedremo più. Su, su, andate ai vostri letti. Madre, anche noi ci abbiamo un cuore. Capisco. Ma andiamo, Anna, dobbiamo presentarci al direttore. Thank you.
alla stazione. Abbiamo tutto il tempo. Anzi, dovremo attendere in stazione. Il treno parte all'1. Arriveremo in paese verso le 3 e lì prenderemo la corriera. I cavalli vanno al passo perché la salita è ripida. Il convento domina tutta la vallata. Saremo là prima del tramonto. Voglio vedere Paolo. Credevo che volessi evitare questo incontro. No, no. Ora che sono qui fuori, comprendo di essermi sbagliata. Non posso dividermi da lui. Mi perdoni, padre. Nessuno ti obbliga di seguire una via che nello sconforto ti poteva sembrare la più diritta. Là dentro era buio. Qui invece c'è tanta luce. Al Collegio San Giuseppe. Che lusso. È uno dei più importanti collegi d'Italia. Mamma! Oh. Quando sei uscita? Questa mattina. Ma io non sapevo niente. Volevamo farti una sorpresa. E sono venuta subito da te. Non ti senti bene, mamma? Sì, sì, sto benissimo. Qui, vicino a te. E io come ti sembro? Un perfetto signorino. In questo collegio siamo tutti signorini. E la signora Barenghi? Ti viene a trovare spesso? Sì, sì, ogni sabato. Ma ora sono fuori, sul lago di Como, nella loro villa, e mi aspettano là. Per le feste di Pasqua potrai andarci. Certo. Oggi c'è la premiazione e i primi 3, oltre la medaglia, potranno partire prima delle vacanze. Io spero di essere il terzo, così andremo fuori tutti insieme. Adesso pensa ad ottenere il premio. Mi sembri troppo sicuro. Ho detto solo il terzo. Don Pietro mi ha detto che nello studio sei bravissimo. Sì, non c'è male. I primi giorni è stato un po' difficile, anche per i compagni che mi guardavano e ridevano. E poi parlavano piano. Io non potevo sentirli, ma capivo che si burlavano di me. E un giorno al più antipatico gli diedi 2 schiaffoni. Paolo! Mamma, ci dobbiamo difendere. Paolo, fa presto, ti aspettano in cortile. È un fenomeno. Torno subito. Mi dica la verità, Don Pietro. Non abbia paura di darmi un dolore. Ci sono abituata. La signora Barenghi l'adotterebbe. La signora Barenghi è molto buona. Grazie. Eccoli. Sono già in fila, allineati come tanti ufficialetti. E tutte quelle signore? Sono le mamme, i parenti. E quel signore alto, con gli occhiali? Ah, il rettore. L'altro giorno, parlandomi di Paolo, concluse: quel ragazzo diventerà qualcuno. Certamente, diventerà qualcuno. Ecco, il rettore lo chiama per il primo. Cosa gli dice? Beh, da qui è un po' difficile capire. Oh, una medaglia! Il primo premio. Il primo premio. Sei soddisfatta? Sì, padre. Adesso sì. Posso andarmene contenta. La signora Barenghi è molto buona.
Paolo ha diritto alla sua vita. Questa mamma posticcia deve sparire. Il treno parte all'1. Meglio andar via subito. Ma sei convinta di non commettere un errore? Pensaci bene, Anna. Sono convinta, padre. E Paolo? Quando sarà un uomo importante, spero mi ricordi con rispetto. Quando sarà un uomo importante, avrà ancora bisogno di te. Per lui, tu sola sei la madre. No, Anna, non puoi lasciarlo. Oh, Signore, aiutami tu. La misericordia di Dio è infinita. Mamma! Mamma, guarda, sei contenta? Altro che terzo, ho preso il primo premio. E così partiremo insieme. È vero, mamma, sarai sempre con me. Sì, sempre con te. E in autunno, come ogni anno, il caporale, tornando in città, forse pensa con nostalgia a quel motivetto.